teorema che riguarda i quadrilateri inscrittibili. Un quadrilatero è inscrittibile in una circonferenza se e solo se la somma degli angoli opposti è un angolo piatto, oppure se gli angoli opposti sono supplementari. Allora, ipotesi A, B, C e D appartengono alla circonferenza, tesi, dobbiamo dimostrare che B più D è congruente a pi greco e di conseguenza A più C sarà congruente a pi greco perché la somma degli angoli interni di un quadrilatero è due angoli piatti e quindi se B più D è già pi greco vuol dire che la somma degli altri due A più C è pi greco a sua volta. Allora, congiungiamo A con O e O con C. Otteniamo due angoli al centro, AOC convesso e AOC concavo. Chiamiamo l'angolo D con alfa, l'angolo D con beta e abbiamo che l'angolo AOC concavo è congruente a 2 alfa. AOC convesso è congruente a 2 beta e osservando che al centro si forma quindi un angolo giro, abbiamo che AOC più AOC concavo è congruente a 2 pi greco. Quindi 2 alfa più 2 beta è congruente a 2 pi greco, dividendo per 2 entrambi i membri, abbiamo che alfa più beta è congruente a pi greco. E quindi abbiamo dimostrato la tesi. Dimostriamo ora l'inverso, vale a dire che se B più D è congruente a pi greco, quindi diventa la nostra ipotesi, tesi, il nostro quadrilatero è inscrittibile in una circonferenza. Allora, consideriamo il quadrilatero e ragioniamo per assurdo. Quindi, ragionare per assurdo vuol dire negare la tesi e dire che il quadrilatero non è inscrittibile in una circonferenza. Allora, costruiamo il nostro quadrilatero. A, B, C, D e abbiamo già dimostrato che per tre punti non allineati passa una ed una sola circonferenza, quindi tracciamo la circonferenza che passa per A, per B e per C, ma ovviamente non sappiamo e quindi non la facciamo passare, non passa per D. Un po' difficile costruire così, ma insomma, supponiamo. Quindi abbiamo il nostro quadrilatero e solo tre punti appartengono ad una circonferenza. Dobbiamo dimostrare anche che il punto D appartiene a questa. Allora, tracciamo che cosa? Il segmento che unisce un punto di intersezione, o questo e questo, con l'altro vertice C. Possiamo osservare che il quadrilatero ABCE è un quadrilatero inscritto nella circonferenza e quindi sappiamo che l'angolo B più l'angolo E, per la dimostrazione precedente, è congruente a pi greco. Ma per ipotesi B più D è congruente a pi greco e quindi da ciò possiamo dedurre che E è congruente a D perché supplementari entrambi dell'angolo B e quindi quest'angolo è congruente a questo, ma c'è un teorema che nega questo fatto, vale a dire l'angolo A e C è un angolo esterno del triangolo D e C e quindi per il teorema dell'angolo esterno è maggiore degli angoli interni non adiacenti ad esso e quindi è maggiore dell'angolo D, non può essere congruente. Quindi la negazione della tesi è falsa e la nostra tesi è vera. Grazie.